serata di Prima Letteraria. Questa sera svilupperemo la serata in due momenti. Siamo in attesa che arrivino i due autori che ci presenteranno ciascuno il suo libro, però in questo primo momento ci fa piacere dedicarlo a una nostra concittadina, e Annalisa Molfetta, che ci illustra, è un'autrice che ci illustrerà, vincitrice di un bando che ha a che vedere con un libro, quindi tutto quello che ha a che vedere con il libro, soprattutto se poi hanno avuto dei riconoscimenti, a noi non fa che piacere. Io lascio la parola direttamente a lei, perché ci illustrerà in una maniera dovuta questo che è questo progetto, questo bando e ovviamente questo libro che verrà pubblicato, che si intitola Il giorno dello stupore, e che, ripeto, a noi non può fare che piacere. Quindi lascio la parola a Annalisa Molfetta. Grazie per essere intervenuta qui da noi. Grazie, buonasera. Io parlerò soltanto molto brevemente per darvi appunto l'annuncio di questa selezione che è stata vinta appunto dalla casa editrice Stilo di Bari, grazie a questo mio romanzo intitolato provvisoriamente I giorni dello stupore. È nato tutto alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2016, quando appunto abbiamo avuto notizia di questo bando con cui la SIAE, che tutti conoscete, la Società Italiana degli Autori ed Editori, aveva il fine di redistribuire una parte dei suoi proventi per la pubblicizzazione di nuovi talenti, ecco, in ogni campo in cui si potessero esprimere culturalmente, quindi dalla letteratura alla musica, alla fotografia, alle arti figurative. Una di queste sezioni era dedicata appunto alla promozione del libro e della lettura, e la casa editrice Stilo con questo mio romanzo ha vinto appunto questa sezione aggiudicandosi il finanziamento per la pubblicazione. Ecco perché stasera non presenteremo il romanzo, ma il romanzo è in lavorazione e sarà pubblicato alla fine di luglio. La cosa della quale insomma mi piaceva darvi notizia è che la SIAE ha decretato questa vittoria non leggendo il romanzo, ma semplicemente leggendo la trama del romanzo, quindi in un certo senso a scatola vuota, a scatola chiusa insomma. E è stato molto carino che loro ci abbiano appunto dato fiducia da questo punto di vista, perché sono stati incuriositi probabilmente da alcuni fattori insomma inseriti in questa trama, e principalmente dall'ambientazione. Hanno deciso infatti di premiare un romanzo che non era ambientato nei soliti luoghi conosciuti o nelle grandi città, ma in un piccolo paese di provincia, in particolare del Gargano, e era un romanzo ambientato all'epoca del fascismo, degli ultimi mesi del fascismo, quindi una dimensione spazio-temporale che ha incuriosito la commissione, che ha deciso appunto di finanziare questa pubblicazione. Ecco, perciò ci è sembrato molto carino voler dare notizia di questo. Il romanzo appunto, come vi ho detto, sarà pubblicato entro l'estate, quindi credo alla fine di luglio, e poi avremo un evento appunto dedicato proprio alla presentazione di questo libro. Nel frattempo, se volete, io posso darvi lettura della trama, che è quella che ha appunto incuriosito la commissione SIAE di Roma, e della nota con la quale la casa editrice l'ha accompagnata. Nella profonda provincia italiana degli anni 40, in pieno regime fascista, due giovani coetanei, Daniele, precoce ma triste impiegato di banca, e Italia, maestra dalle idee chiare e dallo stile di vita indipendente, si trovano a dividere un inaspettato destino comune. Entrambi sono in grave pericolo ed hanno bisogno di un rifugio. Infatti, pur essendosi cordialmente ignorati fin dagli anni che li hanno visti frequentare insieme la piccola scuola del paese di Castelvecchio, nient'altro che un mucchio di case abbarbicate come ramarri sul promontorio del Gargano, ora devono loro malgrado confessarsi di essere arrivati a conoscere per caso l'uno i segreti più rischiosi dell'altra, e perciò di non avere altra scelta che fuggire insieme.
fuggire ma dove? È qui che entra in gioco Fernando, detto Spaccamontagna, lo zio di Daniele, che abita insieme alla sua famiglia in una grande casa isolata immersa fra i sentieri della gelida foresta umbra e che accetta di nasconderli tutti e quattro. Sì, perché il grande segreto d'Italia è la necessità di occuparsi dei due nipoti, Elio e Adele, nati dallo scomodo matrimonio che sua sorella ha contratto a Roma con un ebreo. E Daniele, qual è il segreto che gli impedisce di rimanere ancora a Castelvecchio? E che cosa ha a che fare il suo amico di sempre, Umberto, fuggito precipitosamente in Francia, con l'anziano maestro De Finis, prima collaboratore del regime e poi redento e pentito grazie ad un illuminante incontro con un confinato politico? La trama appunto finisce qui perché in fondo alla trama c'è lo svelamento di tutti questi interrogativi che quindi la commissione di Roma ha potuto vedere svelati, ma a cui io naturalmente non darò non darò soddisfazione proprio per invitarvi appunto a leggere il romanzo una volta pubblicato. E questo è il giudizio con cui dalla casa editrice invece hanno voluto accompagnare questo romanzo. Avvincente non solo nei temi ma anche nello stile, I giorni dello stupore è un romanzo dalle dislocazioni temporali intriganti e dai ritmi intensissimi, in grado di alternare momenti di profonda riflessione, come i dialoghi sull'intima identità del fascismo e le introspezioni sul senso dell'attesa, dell'amicizia, della colpa, a momenti di vera e propria azione, scontri fisici, minacce, marce notturne, nonché di proporre innovazioni narratologiche, come alcune scene interamente dialogate e teatrali. Un romanzo, insomma, che sarà sicuramente in grado di incontrare l'interesse di un pubblico molto vasto, grazie anche alla riscoperta, frutto di un'attenta documentazione storica, di un tassello quasi dimenticato della nostra storia recente. La deportazione nel luogo di confino delle Tremiti. Suscitando domande e stimolando dibattiti, l'opera si presta ad una fruizione modernamente condivisa, riportando alla luce l'episodio storico dei detenuti delle Tremiti. Così si potranno riscoprire le vicende dell'antifascismo in Puglia nelle sue diverse concretizzazioni. Una domanda, ma il libro è già finito? Ovviamente. Ci sono delle domande. Ovviamente è scontato e più implicito che se vuoi loro potrai presentare il contenuto letterario. No, no, vabbè, sono io che decido, non Michele, perché decido solo. Ma il romanzo è completo, cioè. Sì, è già fatto. Il romanzo è già terminato, è in fase di editing, significa che io ormai con dolore l'ho abbandonato, come si vede andare via un figlio, ed è nelle mani della grafica, lo stanno vestendo, insomma, però sarà pronto nel giro di poche settimane. Bene, ringraziamo Alisa Molfetta, facciamo i complimenti, quindi arrivederci all'autunno.